Buongiorno mondo, dal boschetto nel quale ho bivaccato posso dirvi che la primavera è arrivata solo sul calendario perché la notte il freddo picchia ancora duro. Sono le 7, ci ho messo un po' a tirarmi insieme perché uscire da Sacca Pera stamattina è stata un po' dura, quindi lì è ancora tutto montato, la mia tenda, là dietro c'è la bici, qua, e qui sto per cominciare a farmi il mio solito tè caldo e quindi ci si riaggiorna appena ho finito di sbaraccare tutto. Faccio la colazione, smonto la tenda, pulisco un po' tutto e si riparte direzione Arezzo, che non raggiungerò oggi, ma mi metto in strada. Ciao, a dopo. E con la mia solita calma finalmente ho rimesso tutte le borse sulla bicicletta, colazione l'ho fatta e è ora di partire. Buona giornata a tutti. Buon Komoot colpisce ancora, nonostante abbia segnato percorso per bici da corsa, mi ha portato qui su questa strada che, per carità, salita al 7% fattibile, solo che è un po' sterrato, rovinato, ma da qui comincia un tratto della Via degli Dèi, che poi è anche il cammino di Galliano, e la strada è quella lì, tutta di sassi così. Stupenda, per carità, guarda che bel paesaggio che c'è. Però con la bici con le borse, se è tutta così, non credo di poterla fare. Mi toccherà scendere sulla provinciale lì, anche se è molto più brutta. Non so se neanche se farne un pezzo per capire se riesco a farla, ma guardate com'è proprio così, tutta a mattoni. Provo a farne un pezzettino, che ne dite? Rischio come al solito. Vi faccio sapere. Ciao ragazzi. Beh dai, qua sul bordo un po' si riesce ad andare. Speriamo di riuscire a farcela. E altrimenti spingiamo ragazzi, spingiamo, che dobbiamo farci? Che forse laggiù finiscono sti pietroni, sempre sterrato ma senza sti pietroni. Qua mi sembra che li abbiano appena messi giù, perché sono tutte macerie, mattoni, cose avranno messo per rifare un po' la pista, ma essendo messi da poco sono ancora tutti troppo spigolosi. Mannaggia, aspetta che riproviamo sul bordo. Caro Komoot, se per te questo qui è un percorso per ciclismo su strada, io sono la reincarnazione di Pantani, perché guardate qua, per carità, bellissimo, però di certo non è per ciclismo su strada. Pedala Giappino, ormai ho deciso di venire di qua, indietro non si torna, neanche per prendere la rincorsa, dicevano. Chi mi conosce sa che le colazioni preferisco farle salate piuttosto che dolci. Mi sono fermato in questa panetteria Borgo San Lorenzo e mi sono fatto una schiacciata gigante, me l'ha scaldata, riempita d'olio, spettacolo, adesso mangio.
ragazzi, qui siamo a Bovino. E qui siamo a Bovini. Km pedalati, sono quasi a Pontassieve, è l'una, ho fame, quindi mi sono fermato proprio qua sul lungo Sieve, mi metto in questo pontino, qua c'è la mia bicicletta, mi mangio un panino, una mela, una carota, mi riposo un po', rispondo magari a qualche messaggio su Instagram e poi riparto. Buona giornata a tutti. Certo che lì in riva al fiume a mangiare, a prendere un po' di sole, si stava proprio bene, eh? La voglia di partire era quasi nulla, anche perché rispetto ai 6 giorni precedenti dove non ho mai visto il termometro superare i 15 gradi, oggi ce n'è 24, fa caldissimo, infatti vorrei togliermi i pantaloni lunghi ma per ora va bene così. Adesso comincia qualche salitina direzione Arezzo e niente, penso di fare ancora una 30 km al massimo e fermarmi e arrivare domani ad Arezzo con calma. E quindi pedala Giampino, pedala, che sei in un incrocio gigante. Questa strada non credo sia delle più belle, però mi tocca farla, quindi a dopo. Per stasera direi che ho dato 78 km pedalati, credo, me ne mancano solo 44 ad arrivare ad Arezzo, che li farò domani. Come vedete ho trovato il mio solito boschettino, la bici tranquilli ce l'ho ancora con me e ora mi rilasso, mi do una lavata, preparo da mangiare, preparo la tenda, le solite cose. Ci sentiamo magari dopo, se no buonanotte a tutti. 1 minute later.